Che cosa è successo la sera che sono caduto? Perché io non riesco a ricordare? Tu mi ami. L'inverno, il sole è stanco, il letto presto se ne va. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Io ti ho amato molto. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerà. Cos'è la vita? Tu sei gelosa, tu non sopporti l'idea che io possa toccare un'altra donna. Tu ti diverti a torturarmi. Tu devi dirmi la verità, devi dirmi la verità. Mi stai mentendo? Anche tu mi stai mettendo. Vattene via! C'è qualcosa che non torna nel racconto. Che cosa è successo l'ultima sera? Perché io non riesco a ricordare? Perché non riesco a ricordare quel momento, cazzo? Forse perché ti conviene, sai? Ciao a tutti da Valeria, oggi ho per voi una lista di 10 film tratti da romanzi. Quante volte ci si chiede, ma il film sarà all'altezza del libro? È molto difficile, certo, però si può dire che forse questi siano film particolarmente riusciti. E partiamo da Le pagine della nostra vita, dal romanzo di Nicholas Sparks, che narra una grande storia d'amore che dura da 40 anni. Poi c'è il recentissimo, del 2016, Io prima di te, film del genere rom-com con Emilia Clarke e Sam Claflin. P.S. I Love You, del 2007, film strappalacrime tratto dall'omonimo romanzo di Cecilia Hearn, che ebbe davvero tanto successo nel 2005. Il bellissimo e commovente Colpa delle stelle, del 2014, con Shailene Woodley, è tratto dall'omonimo romanzo adolescenziale di John Green. Lei è una ragazza malata di tumore e in terapia incontra un ragazzo davvero molto speciale. Noi siamo infinito, del 2012, altro film che vede protagonisti degli adolescenti, tra cui Emma Watson, alle prese con timidezza, problemi a scuola e disagi tipici, insomma, dell'età. Chomsky è autore del libro e anche regista del film. Poi, anche Il diario di Bridget Jones, spassosa commedia del 2001 con Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant, viene da un romanzo e l'autrice è Helen Fielding. Sempre con Hugh Grant è About a Boy, del 2002, tratto dal romanzo di Nick Hornby, che racconta le vicende di un uomo che vuole vivere senza affetti e senza responsabilità. Nel 2012 poi uscì Il lato positivo, film veramente apprezzatissimo e molto riuscito. Il libro da cui è tratto è L'orlo argenteo delle nuvole, bello, ed è stato scritto da Matthew Quick. Chocolat, del 2000, con Juliette Binoche, è un classicone tratto dal romanzo omonimo di Joan Harris, che mischia tutto ciò che ci piace, cioè una grande storia d'amore, il cioccolato e Johnny Depp. E chiudiamo con Il diavolo veste Prada. Alcuni dicono che il film sia addirittura più bello del libro in questo caso. Ma non lo so, non lo so. Però so che è impossibile non adorare questa veramente carina, molto carina commedia tratta dal romanzo di Lauren Weisberger, che è stata davvero l'assistente di Anna Wintour. Poraccia. Allora, che ne dite di questa lista? Li avete visti voi? Quali pensate siano sicuramente all'altezza del libro e quali invece no, che magari vi hanno deluso? La prossima volta vi prometto una lista un pochino meno al femminile. Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate e un bacio da Valeria. A presto.